Ciao a tutti, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, volevo mettervi in guardia. Mettervi in guardia perché sulla 7 il professor Bassetti, parlando dei nuovi, quelli che saranno i nuovi vaccini per cancro e via dicendo, ha offeso tutte le persone che non la pensano come lui in merito proprio alla tecnologia mRNA. Le offese, come sempre, addirittura paragonandole a degli animali, scusandosi con gli animali perché gli animali sarebbero troppo intelligenti rispetto a queste persone. Allora, io temo che, quindi vi voglio mettere in guardia, amici e amiche, vi voglio mettere in guardia. Temo che questa di Bassetti, il dubbio è lecito anche legalmente, signor Bassetti, temo che sia una provocazione, ed anzi, a mio parere è palesemente una provocazione, perché non penso che Bassetti pensi realmente queste cose, e a prescindere diventa una provocazione dal momento che va in TV ad offendere le persone. Il professor Bassetti e la magistratura dovrebbe tenerne conto, quindi mi rivolgo ai magistrati che prendono in mano, ai pubblici ministeri che prendono in mano le tante querele che fa Bassetti, perché da quello che ho capito lui ha questo sport di querelare le persone. E quindi io invito la magistratura e i pubblici ministeri a tenerne conto, perché una persona che va in televisione ad offendere una parte importante della popolazione, ad offendere centinaia di migliaia, se non milioni di persone, dopo non può, attenzione, prendere in mano la gente arrabbiata che contraccambia con le offese, che di fatto risponde, anche se è sbagliato, sia offendere che rispondere alle offese, premettiamo. Però proprio perché è sbagliata questa cosa, il primo ad offendere è Bassetti. In questo caso ha offeso migliaia di milioni di persone. Palesemente in televisione senza avere un contraddittorio, senza avere nessuno che gli risponde in faccia. Ci fossi stato io di fronte, gli avrei risposto. Saremmo stati uno contro uno a parlare, avremmo parlato, lui avrebbe detto il suo parere, io avrei risposto col mio parere. Però lui l'ha fatto in modo subdolo, l'ha fatto in modo violento, perché è stato violento nelle cose che ha detto. E vi ho messo il link perché voi stessi potrete andare a vedere. Non le replico queste cose dette perché sono offese, potrebbero bloccarmi. Perché se uno dice la verità e poi fa vedere una persona che offende, attenzione, l'algoritmo, i fact-checker ti bloccano. Io no, mi limito semplicemente a dire: Bassetti, lei ha sbagliato ad offendere. A, si deve vergognare. B, deve smettere di offendere le persone. C, magistratura e pubblici ministeri, tenete conto quando Bassetti vi porta le querele perché viene offeso e viene minacciato, che lui è il primo a istigare alla violenza. Questa istigazione alla violenza, io sentirò dal momento che ha offeso anche me, che non la penso come lei, io sentirò il mio legale, l'avvocato Mossuto, per capire se posso, signor Bassetti, querelarla, perché lei non può andare in televisione a offendere quelli come me, le persone che non la pensano come lei, ha rotto le scatole. Io non la offendo, ma io non offendo nessuno, io però le rispondo, semplicemente lei non si deve permettere di andare in televisione, signor Bassetti, a offendere le persone. Se qualcuno vuole fare querela insieme a me, sentirò Mossuto se si può fare una class action per fare una querela a questa persona. E dato che ho offeso milioni di persone, io ripartirò come feci la prima volta chiedendo una radiazione dall'albo dei medici di questo personaggio, del dottor Bassetti. E spero che siate insieme a me in questa avventura, perché non è possibile che un medico vada in televisione e basta, è finita l'epoca del Covid, dove la gente offendeva senza tener conto delle persone. Io chiederò una radiazione dall'albo, se è possibile, quindi chiederò ai miei legali se è possibile farlo, del professor Bassetti, perché non è un medico, a mio parere, degno di fare medico, uno che va in televisione e offende le persone per proporre la sua idea medica e scientifica. Non è il modo giusto, non si fa così, non si va in TV offendendo gli altri, quelli che non la pensano come te, Bassetti. Non è il modo per educare le persone. Lei ha sbagliato, ha offeso e ha sbagliato. Quindi, signor Bassetti, io francamente, fossi nell'ordine dei medici, la radierei immediatamente, perché lei con queste offese non merita di rappresentare la classe medica. Poi, se vuole querelarmi solo perché io dico che non reputo che debba fare medico e ha paura di una mia azione per chiedere la sua radiazione, lo faccia. Io sto semplicemente dicendo che lei non si deve permettere di andare in televisione ad offendere. E soprattutto la magistratura, chiedo alla magistratura di intervenire, perché non è possibile che una persona vada in TV a provocare gli altri con istigazione palese alla violenza per andare, forse in dubbio è lecito, a cercare gente che poi lo offenda, che risponda, perché
persone, a mio parere, sciocche, non cadete nel tranello. Se lui va in tua ad offenderci, non rispondete, non consideratelo, fatelo Skype. Se nessuno più se lo considera, forse ha finito. Però la cosa migliore è chiedere una radiazione dall'albo, perché un medico non va in TV a dire queste cose. Sono diretto, scusate, sono diretto, hanno provato anche a bloccarmi, perché ho provato ad andare contro il parere di Bassetti. Pensate, hanno provato a bloccarmi, ed è una cosa vergognosa. È una cosa vergognosa. Quindi sentirò adesso, in questo momento, l'avvocato Mossuto, chiuderò la diretta e chiamerò lui per capire cosa si può fare, perché io sono rimasto offeso dalle parole del dottor professor, quello che è Bassetti. Sono rimasto offeso. Lui non deve andare in TV a offenderci. Non deve permettersi di andare in TV ad offenderci. È un medico, rappresenta una categoria. Non deve andare in TV ad offendere i cittadini che non la pensano come lui. È il modo peggiore per far comprendere alle persone se utilizzare o come utilizzare un nuovo farmaco. È il modo peggiore. Grazie a tutti. Grazie a tutti, e io andrò avanti, chiamo in questo momento l'avvocato Mossuto. Ciao a tutti, a più tardi.